Benvenuto al programma di oggi. Recentemente un caro amico mi ha confidato che ogni tanto soffre per il desiderio e la bramosia folle per la cocaina. Personalmente non ho mai fatto esperienze di cocaina oppure di eroina. Ho però lavorato per tantissimi anni nell'ambito della riabilitazione dalle tossicomanie, soprattutto con persone che avevano sviluppato delle dipendenze da eroina, da alcol oppure dalla cocaina. Ho affrontato questa problematica sempre con la visione della meditazione. Non è l'unica maniera di affrontare questo tipo di problematica, ma per mia esperienza è una delle migliori. C'è anche da considerare che le persone che tendono alla tossicomania sono persone sovente particolarmente sensibili, con la nostalgia di pace interiore. Cercano la pace nella direzione sbagliata. La meditazione soddisfa invece, in maniera sana e giusta, questa ricerca di pace interiore. Noi sappiamo che il fondamento della nostra mente è la consapevolezza. Noi possiamo fare una esperienza solo quando c'è consapevolezza. La consapevolezza, che è la nostra vera identità e natura, ha il profumo di grande pace, di amore e di gioia. Anche delle esperienze forti e pesanti, come rabbia, gelosia, bramosia sfrenata, invidia o altre, hanno nel loro fondamento la consapevolezza. Per questo fatto, anche queste esperienze forti e pesanti possono diventare dei portali d'entrata al nostro spazio interiore di pura consapevolezza e pace. Bisogna sapere come fare. Queste forti emozioni di bramosia, rabbia, gelosia e altri sono sempre anche accompagnate da una grande energia. Quando ci capita una di queste esperienze, abbiamo una storia, l'esperienza di rabbia, bramosia o altro, e il tutto accompagnato da una grande energia. Questa energia è il collegamento diretto con la nostra consapevolezza. Questa grande energia è il nostro portale d'entrata per il nostro spazio interiore di pace, libertà e armonia. Penso che noi tutti abbiamo già fatto delle esperienze di grande rabbia, oppure di gelosia smisurata, oppure di qualche bramosia fuori controllo. È la nostra condizione di essere umano. Abbiamo così a disposizione gli elementi necessari per vedere se siamo in grado di usare questa energia come portale d'entrata al nostro spazio interiore di pace e di amore. Possiamo fare insieme un esercizio nel quale cerchiamo di usare una di queste energie come portale d'entrata al nostro spazio interiore di pace e armonia. Con un esercizio non si nasce subito maestri, ma possiamo cominciare a sperimentare e comprendere il metodo per ritrovare la pace interiore. Come metodo è in fondo molto simile al modo di usare esperienze gioiose per entrare nello spazio interiore. Prima del nostro esercizio ci sono ancora gli auguri e poi facciamo insieme
una meditazione guidata. Quello che io ti auguro di tutto cuore è che tu possa scoprire e riconoscere la tua gioia interiore, la tua perfezione interiore, la tua bontà fondamentale, la tua pura e sacra consapevolezza. Ti auguro che tu possa sempre più trovare e sperimentare diverse porte d'entrata durante la vita quotidiana al tuo spazio interiore di pace e serenità. Ti auguro che tu possa mettere in accordo il tuo sentire, pensare ed agire con il tuo valore interiore. Ti auguro che tu possa assaporare sempre più la natura del tuo essere sacro e perfetto. Ti auguro che nella tua vita tu possa essere felice senza alcuna ragione, ma che tu abbia anche sempre qualcuno a cui voler bene. Ti auguro molto amore e che tu possa imparare ad inebriarti del tuo stesso essere. Ora cominciamo con la nostra breve meditazione guidata. Chiudi gli occhi, rilassati, mantieni una posizione eretta, confortevole e rilassata. Cerca ora nella tua memoria una tua esperienza di rabbia, gelosia, bramosia o altro. Fai rivivere questa storia, questa esperienza passata. Prova a far risorgere questa emozione forte e pesante. Guarda la storia di questa esperienza, ma senza analizzare e giudicare la storia stessa. Sperimenta l'energia collegata a questa esperienza. Guarda la storia. Senti come è concentrata questa energia. Guarda se riesci a percepire questa energia anche nel corpo. Focalizzati dentro il corpo. Tralascia ora la storia e lascia espandere l'energia come energia. Immergiti in essa. Entra pienamente e profondamente in questa energia. Farai così il passo per passare dal fuoco dell'energia alla pace e alla serenità del tuo spazio interiore di consapevolezza. Collegati allo spazio del tuo cuore e senti la presenza della tua fine gioia interiore. Ti auguro una buona meditazione.